Cielo a pecorelle, acqua. Pioggia a catinelle. Acqua a catinelle. O acqua a catinelle. O acqua nelle catinelle. Posto catarchico. Non, non cacartico, ma catartico. Di grande rimembranze storiche, archeologiche, culturali e quant'altro. Quello che nessun paese può vantare. Eccetto l'Egitto. Quel cucuzzolo laggiù in fondo, appena appena... si vede benissimo che c'è qualcosa lassù. Con due o tre alberi, una macchietta di alberi sulla sinistra, in fondo proprio quasi a toccare le nuvole. Lì c'è il cosiddetto tumulo Chigi, che altro non è che la parte sommitale del vulcano di Monte Aguzzo. Quella collinetta lì è il punto più alto nel circondario. E non a caso il tumulo è stato fatto lì, perché era il punto che dominava, diciamo, tutto l'ambiente circostante. Ecco, il tumulo Chigi è del VI secolo a.C. ed è stato proprio scavato alle pendici di questo cono eruttivo che è stato attivo fino al 20.000 a.C., quindi fino all'altro ieri, c'è questo cono, anzi i coni veramente sono due. Quello che si vede più alto, ce n'è un altro un poco più infossato. Ecco, in questa zona ricca così di reperti ambientali ancora per lo più non esplorati. Sì, anche, beh, diciamo dalla massa sicuramente no. Basta dire che qui a Formello ci sono circa 40 km di cunicoli sotterranei che servivano agli Etruschi per far defluire le acque nel periodo di clima atlantico, quindi fino al 350-400 a.C., e poi ai romani in epoca romana per far scorrere l'acqua per innaffiare, perché nel frattempo il clima era cambiato e quindi occorreva far innaffiare gli orti, le campagne, eccetera, e utilizzavano questi stessi cunicoli scavati. Gli stessi romani che alle terme di Caracalla giocavano a palla. Eh certo. Allora, cari amici, noi incominciamo... No, ma aspetta, la cosa che va detta a proposito della situazione delle terme di Caracalla. Le terme di Caracalla erano sicuramente un complesso architettonico mastodontico, ma sono passate alla storia quelle di Caracalla e non quelle di Diocleziano, che sono ancora più enormi, che si estendevano su una superficie di 7 ettari quadrati, e quindi era una cosa, e lì però non se ne parla, perché la parte, allora, mentre le terme di Caracalla sono rimaste solo le mura perimetrali più solide, quelle alte e spesse 2 metri, alte 20, 30, 40 metri, invece nelle terme di Diocleziano c'è ancora la terma perfettamente conservata, che è diventata la chiesa degli angeli, non a caso, non è che poteva diventare un ospedale, diventata la chiesa degli angeli. Andavano a lavarsi le chiappe lì, no? Sono gli angeli puri? Sono i putti? Sono poi tra i putti e puttane. Tanto siamo lì, tanto giratela come vuoi, siamo sempre lì. E poi ci sono anche quegli altri angeli, quelli con le ali, no? Quelli vestiti di bianco, tutti vestiti di bianco, come queste nuvole. Come San Gabriele. E allora e lì andavano a lavarsi le chiappe, giustamente, perché ci sono alcuni, no, sono perché alcuni bisogna vedere che si ponevano dei problemi sulla sensualità di questi angeli. La ricchezza degli ambienti della chiesa degli angeli, bisogna andare lì a Piazza della Repubblica. Ma bisogna andare anche... Piazza delle Esedre, Piazza delle Esedre, Piazza delle Esedre è anche Piazza della Repubblica, la stessa cosa. Lì c'è... ma si chiama Esedra perché c'è l'Esedra. Ricordiamoci sempre che presso il museo che è rimasto appiccicato... Quello delle Cere. No, a parte il Museo delle Cere, il museo che... Museo, quello romano? Quello romano, antico, lì è conservato l'unico scettro imperiale che sia stato ritrovato. Il ritrovamento è avvenuto 3 o 4 anni fa, durante certi scavi, e si pensa fosse proprio lo scettro, niente... Di Diocleziano? No! Di Di Massenzio, quando lo lasciò per andare a farsi ammazzare alla battaglia di Ponte Miglio. E adesso veniamo rapidissimamente. Potrebbe essere. Non è quasi sicuro, l'hanno detto.
perché l'hanno trovato in un posto dove sì, sì, perché è stata una cosa improvvisa, cioè l'attacco di Costantino è stato improvviso. No, l'attacco è stato improvviso, ma quando sono arrivati all'altezza di Ponte Milvio le cose erano, il gioco hanno era già... girato, hanno buttato male, infatti lui pensava, ma senso che fosse una scaramuccia e non si rendeva conto di quello che quando stava succedendo. Quando il capo dei pretoriani lo è andato a avvisare, lui si è precipitato, ma era troppo tardi, è stato ucciso e morto annegato praticamente sul tempo. Con la corazza addosso, come di solito l'iconografia dei grandi imperatori, ma compreso, o dei grandi comandanti, compreso, Alarico. Federico Barbarossa. Alarico, Federico Barbarossa. Allora, la prima cosa... Tutti che cadono dentro il fiume sempre, col tesoro. Dentro, col tesoro. Certamente. il loro re, i Goti piangono, il gran capo di lor gente, questa è la poesia di Carducci dedicata a Alarico. Cosa fa lo stupido? Rispetta le regole senza capirle. Bravo, bellissima. Questo mi sembra che sia la indicazione... Dell'italiano medio. Rispetta le regole, non va a sindacare, è vera, può essere valida, ha un sostegno, puoi avere un atto di ribellione, no, nemmeno quello. Le rispetti senza nemmeno cercare di capire. Perché abbiamo visto stamattina che lasciamo stare, abbiamo visto, non citiamo, no. Cioè, gente che viene perché c'è un fine, sì, uno scopo ben certo, preciso per venire, che deve eseguire un certo tipo di azione, che con le scuse più banali si rifiuta, che cazzo sei venuto a fare? È naturale. No? Ma soprattutto dice sì, come giustificazione, io poi però se vado a fare qualcosa mi si ritorce contro. Esatto. Ma tu stai facendo una cosa legale, mica stai andando a rubare a sniffare cocaina. Scusa, come quelli che dicono io non vado a pisciare lì perché probabilmente un castoro mi piglia le palle, insomma, che stessa cosa. Allora, questo mi ha ricordato un'opera fondamentale che a me piacque moltissimo, probabilmente tu te la ricordi, era Baby Doll. Come no? Allora, come comincia Baby Doll? Si sente che suona... Più. Si sente in una scassatissima casa colonica del sud, intendo degli Stati Uniti del sud. Sì, sì. Nuovo Messico, qualcosa, Arizona. Più verso... Texas. Più verso in qua. Louisiana. Sì, più verso quella cosa lì, quell'ambientazione mi sembrava quella, ma insomma non è molto importante. Si vede uno scassatissimo telefono che suona. È un'anziana donna che si precipita a rispondere. Si precipita e poi c'è il suolo. Però di fronte al marchingegno, che per lei è nuovissimo, si spaventa e resta così. Quindi, allora è la stessa cosa. Sì, sì. Dice: vengo a fare la denuncia. Sì. Poi quando capisce che è una denuncia vera, e non il gioco dei cavallucci a dondolo, dice: ma veramente a questo punto. Io avrei un impegno. Sì, ho un impegno. Quella indecenza che il governo non vede. Editoriale di Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Allora, queste sono cose che vi faccio vedere, cari amici, perché sono coerenti l'una con l'altra. Leggiamo tre o quattro righe, non importa. Mettiamolo così. Un magistrato bandiera come Raffaele Cantone, che il governo issa ogni due per tre al solo scopo di rivendicare la sua assoluta dirittura morale, afferma: il Consiglio Superiore della Magistratura è ormai un centro di potere di cui si fa fatica ad accettare il ruolo. Tu istituzionalmente dici una cosa del genere. Certamente. Ti rendi conto che noi siamo andati a presentare una nostra denuncia? No, di più di una. E ne hanno approfittato gli uscieri per farci vedere, ci hanno denunciato a noi il comportamento di un magistrato del Consiglio Superiore. No, del Consiglio completo, dei 15 magistrati. Adesso non mi ricordo di bene. Di tutti. Che ne facciamo gli usceri di peggio e di più. Ce l'hanno presentata a noi. Le correnti sono diventate un cancro della magistratura, lo sono sempre state. La magistratura è nata in Sicilia nel 1943 per conto della mafia e della mafia sicilo-americana.
ok? E oggi è la stessa cosa di allora, perché loro si sono passati il testimone l'un l'altro, poi a un certo punto si è inserito, visto che la situazione buttava male anche per lui, il Partito Comunista, e ha inserito uomini suoi che hanno fatto solo gli interessi del Partito Comunista. Una volta che questi poi sono stati uno per uno, erano i cosiddetti magistrati d'assalto, sono stati individuati dalle forze politiche avverse, sono diventati tutti chi deputato, chi senatore. Le correnti hanno rappresentato e rappresentano oggi un vero e proprio sistema che per certi versi guarda è se peggiore. Fanno diventare deputato o senatrice la Clementina Forleo. È naturale. Allora, le correnti hanno rappresentato e rappresentano oggi un vero e proprio sistema che per certi versi è peggiore della politica, perché sono uno strumento indispensabile per fare carriera. E qui io chiudo, cari amici, chiudo con questo numero di panorama, perché in effetti più di così non si può dire. Questi numeri qui di panorama vi li consiglio perché si sono decisi a utilizzare Panorama come una rivista di denuncia. Quello che per cui era nata all'inizio, con l'Espresso, faceva l'alter ego dell'Espresso, quando facevano veramente informazione e denuncia. E veniamo a questa cosa che piacerà moltissimo anche a te. Leggi. L'immortale. Il signor Sergio Martino, tanto per fare un nome, quando sarà il momento, io non me lo so scordato quello che ho combinato, certo, ai miei nipoti. Esattamente. Quando arriverà il momento, gli faccio un culo come una cattedrale, a lui e ai figli, non solo a lui, perché deve capire che cazzo succede ai figli. Allora, leggiamo solo qui. Nei 29 tribunali dei minori, violando norme e circolari del CSM, ti immagini? No, qui questo signor Martino ha del tutto disatteso la legge sulle adozioni, sì, e sulla... Quello che sto dicendo. Ma è un centro di potere, è un centro economico di potere. Ma certo, eccolo qui, Panorama, andate 100.000, a vedere i furbetti della 100.000 bambini rapinati alle famiglie. Esattamente. Rapinati nel vero senso della parola. E dati come fanno oggi con gli clandestini, gli immigrati clandestini, in gestione alle case famiglie, che prendono è tutto un 900 euro a bambino dalle famiglie, esatto, quando hanno la capacità di poter contribuire. 900 euro a famiglia, sì, più il contributo da parte dei comuni che danno altri 35 euro al giorno. Esattamente. Lì. Stai attento che devi. Allora, fai vedere bene qui qual è il numero di Panorama. Figli di puttana sulla pelle dei bambini, bastardi, di cui però i giornali non dicono una parola. Che poi . Tra l'altro di recente hanno adesso non ricordo più bene cosa trattava, ma per parlare di bambini, un personaggio, sì, è un personaggio... diciamo sì, del Ministero degli Interni, non so se il prefetto vero e proprio o quant'altro, che era interessato a, e che non ha fatto su certe cose che riguardavano anche le case popolari qui a Roma, che sia, un bel momento incalzato, perché questo qui era nella trasmissione L'Italia in diretta, incalzato da certe persone, l'ha messa, dice no, perché poi con queste cose si potrebbero anche dare un aiuto ai bambini, allora tutti gli applaudi, no? Una roba che lui non ha fatto per 20 anni, doveva requisire, mi pare, no, doveva mettere a frutto le case e le proprietà requisite a quella banda di mascalzoni che governano a tutt'oggi Roma, ecco, ai Casa Monica, capito? Allora... Nei 29 tribunali dei minori, violando le norme circolari del CSM, lavorano molti magistrati onorari che hanno un legame sommerso, del tutto plateale, sì, evidente. Sì, va bene, quella lascia di quando... che hanno un legame sommerso con le case famiglia, le migliaia di centri privati destinati a accogliere i bambini sottratti ai genitori. Una denuncia rivela che sarebbero 211 su 1082, 1 su 5, perché nessuno ferma questo conflitto di interessi.
Ho detto tutto, io l'ho anche detto perché sapevo non che tu ti saresti scatenato. Il signor Sergio San Martino ha un nemico, ma un nemico cattivo. Ma guarda che queste cose ce le siamo legate ai coglioni, con i peli del culo. Quindi, allora, è questa anche molto interessante, perché questa è una intervista fatta a un personaggio noto. Politiche alternative, parla Letizia Moratti, scusa. Una delle poche donne che ha un cervello in testa. C'ha un cervello, ma comunque ha fatto sempre i suoi interessi. Vabbè, però non è una cretina tipo attuali, no? Ha detto qualcosina di molto importante perché ha capito l'antifona. L'ex ministro ed ex sindaco di Milano lavora a un progetto internazionale per convincere i governi che sostenibilità e lotta alla povertà sono più importanti di PIL e profitti immediato. L'ha capita. Beh, c'è voluto qualche decennio, eccola qui. E lei tra l'altro. Ti dico la verità, mi è sempre piaciuta. Lei tra l'altro. Mi è sempre piaciuta sta donna. Beh, vabbè, certo. No, non fisicamente, come persona. Anche fisicamente è una bella donna. E qui la ragazza era sicuramente una gran sventola. E questo, oltretutto, ci abbiamo qui il richiamo, è importantissimo, ecco perché voglio far vedere. Questo è 7. È la rivistina 7, settimanale, eccola qui. La dura battaglia per l'unione civile ce la farà sta stronza qui. Io adesso vado avanti. Ecco, due voci fuori dal coro. Da sinistra il premio Nobel per l'economia 1998 Amartya Sen, economista e filosofo indiano. Il banchiere del Bangladesh Muhammad Yunus: non dobbiamo creare operai, dobbiamo creare imprenditori. Dovrebbe essere tutti padroni a casa loro, ma questo è anche un messaggio mazziniano. A proposito di Mazzini... Ma anche mussoliniano. Certo, beh, quanto derivazione mazziniana. Tutti padroni e nessuno dipendente, schiavo. A proposito di Mazzini, colgo l'occasione, sempre per ritornare al fatto delle persone che non capiscono quello che dicono. E continuano a piantare delle grane a dire che Mazzini era massone, no? Sì. Ma pure se fosse stato massone, cosa cambia? L'opera di Mazzini è comunque eccezionale. Senti quello che voglio dire. Allora, ma pure Marx era massone, che cazzo vuol dire? Appunto, vuol dire un cazzo. Allora, no, non solo. Allora, Mazzini dice perché Mazzini aveva contatto con quello massone. Ma tutti sono massoni qua. Allora, proprio di recente, nell'intervista che abbiamo fatto nella presentazione di un libro su Cagliostro, è emerso perfettamente che nel regno delle due Sicilie comandavano i massoni. E allora io ho detto giustamente che la spedizione dei Mille di Garibaldi in Sicilia era la spedizione d'altra all'interno parte, della stessa massoneria. Come cazzo avrebbe fatto uno come Cagliostro andare in giro per mezza Europa sotto il mandato di cattura internazionale emesso all'epoca dal re di Francia e nessuno gli diceva un cazzo? Fino a che non è arrivato quel momento che ha detto mo la acchiappiamo. È naturale. Allora, anch'io sono massone, se ci dobbiamo basare su questo... Essendo io amico di moltissima gente, essendo questa gente per lo più massoni, quelli che si interessano di politica, potrei essere massone anch'io, cosa che non posso essere per fedeltà a mio padre, il quale nel 1925 si permise di andare a devastare un po' di logge, e quindi queste sono cose che si conoscono, e quindi io non potrei essere massone in nessun senso, però se fossi... Se qualcuno mi dicesse che sono amico di massoni, sì, sono amico di una marea di massoni, è chiaro? Uh-huh. Quindi voglio concludere che se Mazzini avesse voluto essere massone, lo sarebbe stato tranquillamente, beatamente in mezzo a altri massoni. Quindi questi ma lui aveva contatti diretti con una marea di massoni, fra cui anche il capo americano della massoneria. Ma porco giusto, ma anch'io, se io posso comunicare, domani mi danno la possibilità di comunicare con Obama, grandissimo massone. Ma tempo fa non ci hanno detto di aderire, cioè infilavano al trentesimo gradino? Sì, dove come cazzo era? Non mi ricordo più. Della scala del paradiso. Sì, dai, il trentesimo gradino ci mettevano. Sì, ma sì. Dove era? Vedi questo qui, vedi? Vedi, quando hanno incominciato a mettere Gesù assieme a loro, guarda, sono sempre gli stessi mistificatori, eccoli qua. Questa è
È un dipinto bizantino del IV secolo, IV secolo. Guarda, eccoli lì, guarda. Cristo è sempre stato mescolato e per fortuna che quando è andato nel Tempio ha preso a frustare i mercanti. Ma i mercanti, no, che diciamo bene, non erano mercanti qualunque, perché i mercanti fino al 1800 erano mercanti, strozzini e banchieri contemporaneamente. Non vedevano conchiglie. Il signor... il santo Francesco era figlio di Bernardo, che era contemporaneamente commerciante di seta, di velluti, di pezze di stoffa dalla Provenza a Gubbio, ed anche banchiere, è giusto, cambia valute, era la stessa cosa. Certo, era la stessa identica cosa. Allora, per non potevi farlo, non c'era la divisione. Con Bernardo di Chiaravalle. Aspetta, bravo, no, quello è un altro figlio di puttana di quelli magistrali. Proprio. Uno di, ho visto ieri sera, c'è un canale che si chiama Marco Polo. C'è un canale che si chiama proprio Marco Polo, un canale televisivo. E fanno tipo... vabbè, quello che fa il coso. Che parla dell'arte, di storia, cioè di arte. Quello bravissimo, come si chiama? Passepartout, che fa Passepartout, la trasmissione Passepartout. Ah, quello col nome quello francese, che col nome francese. Sì, che ne col nome francese. Sì, col cognome francese. Che è stato anche consigliere al Comune di Milano. Sì, bravissimo, sì, quello. Vabbè, che è uno veramente molto meglio degli Sgarbi, degli altri, di Federico. Sì. Ma poi preciso, chiaro. È di una cultura che mette paura. Esattamente. Lui qualche volta interviene lì, ma l'altro ieri sera, perché ti ho detto questo? Non so, ti è venuto in mente mentre stavamo parlando di qualcosa. Di che parlavi? Parlavamo appunto dei mercanti, dell'oro. Ah no, parlavamo dell'inquinamento con l'immagine di Cristo. Dei cistercensi, sì, di Bernardo di Chiaravalle. E ha fatto tutta una disamina sui cistercensi per fare una elegia, e mentre diceva l'elegia, però questo diceva la verità, e io ci leggevo tutto quello che non era invece così elegiaco. Ma d'altronde non si chiamava Bernardo anche il padre di questo precedente? Certo, della... è un nome classico, è un nome molto... Noi non ce la raccontano. Barnard, e per fine... è un nome sassone, Barnard. O alemanno il o quale sassone. Barnard, ricordiamocelo bene, trapiantò per il primo un cuore a cielo aperto a un'altra persona, a cielo aperto. Che... un cuore a come si chiama? Aperto, a sterno aperto. Sì. Anche a me quando mi hanno fatto i bypass all'epoca mi hanno fatto il taglio cosa c'è. Allora, adesso per fortuna non lo fanno più, perché da quel punto di vista dobbiamo accettare che il progresso c'è, è stata un'evoluzione tecnica enorme, però nel caso specifico, per dire che il buon Barnard trapiantò un cuore, solo che il cuore espiantato era di un negro, era di un negro. Quello impiantato era un bianco, che poi è morto lo stesso, ma insomma, capito? Vabbè, è durato un mese, non avrebbero fatto in maniera diversa. Allora, l'ultima cosa, cari amici, il Papa chiede perdono per gli scandali a Roma e in Vaticano. Allora, l'ho già detto più di una volta. Ma tu dove cazzo stavi, stronzo? Appunto, a parte quello, ma allora sei figlio a Gesù o non sei figlio a Gesù? Qui mi devi dire. Non so un cazzo, perché sono un perfetto coglione. Non sono io che ti accuso a te. Sei tu che accusi te stesso e la tua ganga, la tua gang. Come le elegie di ieri, che ti dicevo, no? Ho visto, quello faceva le elegie e contemporaneamente diceva una marea di fango addosso ai cistercensi, no? Le pazzie di questa gente. Cioè. Guarda, quel libro, Il nome della rosa, di Umberto Eco, non mi piace lui perché mi sta proprio sul cazzo per mille altri motivi, ma tocca un punto fondamentale. Vabbè, scherzi. Punto fondamentale, è proprio un discrimine fra un mondo precedente e un mondo successivo. L'ha scritto per quello il libro, per comunicare certe cose, lo sappiamo bene, che poi il 90% delle persone non abbiano recepito, perché hanno visto soltanto la drammaticità del fatto, certo. È un'altra storia. Certo. Ripeto, questa è una cosa importantissima, perché se io domani ti pesto un piede a te, ti chiedo scusa, va bene così, ma tu che dici che sei nel giusto, figlio a Cristo, che la Chiesa portatore è divina, del verbo di Cristo, che la Chiesa è divina, che sei stato che eletto, una è immutabile, che sei stato eletto, no, per mandato divino, e i compari tuoi
sei tu stesso che lo dici. Sono dei delinquenti. Che sono peggio dei 40 ladroni, hai capito? Di Alibaba, e che credi che io credo che tu mi vieni a credere, che di credere quello che tu. Quello mi che dici io, di credere. Come diceva Dante, io credo che i credesse chi io credette. Guarda, c'era una frase. Io non te credo proprio. Che cazzo sai di? Hai detto bene, che cazzo. Allora, io non te credo proprio, capito, caro Francesco, tu ti puoi mettere il nome che vuoi. Se ti metti anche il nome Giuseppe Stalin, a me non te frega un cazzo, perché tanto sei di quella razza lì, e lo faremo quanto prima quando andremo a visitare un bellissimo centro da queste parti, come l'abbiamo detto prima di venire qui, dove un certo Papa si è comportato in maniera adeguata, con un povero stronzo il quale aveva paura delle sue maledizioni. Io non ho paura delle maledizioni. No, ma quello era un papa con la spada, non era uno stronzo qualunque. Sì, però lo utilizzava. Era un infame, però quantomeno dimostrava quello che era. Esattamente, tanto di cappello, ma se l'avesse fatto nell'interesse del popolo e invece degli interessi economici della sua ganga, certo. Allora sarebbe stata leggermente certo, meglio. Certo, certo. Arrivederci. Ecco il tumulo. Ba 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 ba. Eccolo laggiù l'altro.